Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito dalla location, oggi parliamo di un accessorio per auto. E l'accessorio di cui vi sto per portare la recensione è lui, il Karabakh HCI Box, un dispositivo che va collegato al nostro sistema multimediale che ci permetterà di utilizzare Android 12 direttamente nel touchscreen della nostra auto e di poter utilizzare in modalità wireless, quindi senza cavo, sia Apple CarPlay che Android Auto. Quindi abbiamo tre nuove modalità, chiamiamole così, disponibili utilizzando questo piccolo dispositivo. Allora, prima di andarlo a vedere in azione e di parlare delle sue caratteristiche, vi faccio vedere cosa troviamo all'interno della confezione. Una volta aperta la confezione, troviamo il manuale di istruzione con sia un avvio rapido che un manuale un po' pochino più dettagliato. Poi troviamo lui, il nostro iBox H5, dispositivo veramente interessante perché ha caratteristiche abbastanza particolari, ma questo lo vedremo tra poco. Dopodiché, sotto alla confezione, troviamo vari cavi di collegamento. Troviamo un cavo USB, un cavo USB Type-C e un cavo Type-C. E poi troviamo la piccola spilletta per aprire lo sportellino dove andrà inserita, se volessimo utilizzarla, una SIM telefonica, ma non siamo obbligati a utilizzarla. Questo è tutto quello che c'è all'interno della confezione, quindi i vari cavi serviranno in base al tipo di connessione che vogliamo avere tra il nostro nuovo dispositivo H5 iBox con il nostro sistema multimediale. Allora, lui, come vedete, è un dispositivo molto piccolo, guardate sulla mia mano, questa parte è tutta a LED, quindi i vari LED saranno configurabili a livello di colorazione. A livello invece di connessioni come porte, da questa parte abbiamo la presa Type-C per collegarlo appunto al nostro sistema multimediale. Qua abbiamo uno slot per schede SD, qua sotto uno slot, quello che andremo a aprire con lo spillettino in dotazione se volessimo inserire una SIM telefonica, mentre da questa parte abbiamo una HDMI. Sì, perché è una particolarità di questo dispositivo che appunto, andando a collegare a questa HDMI un cavo, potremmo far uscire il segnale direttamente da lui su un altro display, quindi è in uscita, non è in entrata questa HDMI, quindi potremmo avere un altro display con quello che stiamo vedendo all'interno del display principale. Le sue caratteristiche hardware sono un processore Qualcomm quad core e il suo chip interno è un chip da 5,8 GHz di velocità. Abbiamo a disposizione 4 GB di RAM e 64 GB di memoria. Dopodiché abbiamo anche un doppio Bluetooth, abbiamo un Bluetooth 4.2 e un Bluetooth 5.0. Quindi un dispositivo di tutto rispetto perché lui deve far girare Android 12. Sì, perché è installato Android 12, quindi avremo Android 12 direttamente nel display della nostra auto, come vedremo tra poco, e poi avremo Apple CarPlay o Android Auto wireless, quello che utilizziamo normalmente con il cavo, senza dover collegare il cavo. Quindi abbiamo veramente tante possibilità per sfruttare questo dispositivo. Lui, per funzionare, ovviamente ha bisogno di un'auto che abbia ovviamente l'attacco USB per essere connesso, ma oltre a questo deve essere un'auto compatibile già con Android Auto o Apple CarPlay. Quindi se il vostro sistema multimediale non è già compatibile con Apple CarPlay o Android Auto, quindi quando collegate il telefono nessuna di queste due possibilità vi viene data, vuol dire che questo dispositivo non può funzionare col sistema multimediale che è installato nella vostra auto. Ma detto tutto questo, adesso però direi che è arrivato il momento di provarlo. Per la mia auto utilizzerò il cavo USB Type-C, quello in dotazione. Mi raccomando, utilizzate i cavi in dotazione, perché magari il cavo che avete non in dotazione, magari un cavo che già utilizzavate, non è compatibile o non sfrutta appieno quello che è il dispositivo, quindi magari il dispositivo non vi viene visto, quindi utilizzate i cavi in dotazione, che sono appunto ottimizzati per questi tipi di dispositivo. Quindi
collego il cavo. La prima cosa da fare quando si va a installare un dispositivo come questo è andare a rimuovere la connessione Bluetooth che abbiamo con la nostra auto, perché essendo un Bluetooth collegato a quello che è già il nostro sistema multimediale potrebbe fare conflitto. Quindi entriamo nelle impostazioni del nostro telefono, andiamo in Bluetooth, vedete che io ho BT Peugeot che in questo caso è connesso, lo vado a rimuovere, quindi vado a fare dissocia questo dispositivo di modo che adesso il mio telefono non si connetterà più direttamente a quello che è il sistema multimediale della mia Peugeot, ma lo farà attraverso lui. Quindi vado a collegare la presa USB e una volta avviato, adesso gli diamo il tempo di avviarsi, vedete che adesso i LED stanno cambiando colore nella corona intorno al dispositivo. Non dovremo fare altro che entrare nelle impostazioni, andare a cliccare, vedete Apple CarPlay che adesso è disponibile perché c'è collegato lui, ma non è il mio telefono collegato perché come avete visto l'ho dissociato. Quindi vado a cliccarci sopra ed ecco qua che abbiamo il nostro Karabakh direttamente all'interno di quello che è il nostro display del nostro sistema multimediale. Qua abbiamo quello che è Android 12, quindi questo Android 12 che viene customizzato appunto per essere all'interno della nostra auto. Adesso è in lingua non italiana, potremo andare in setting, andare a selezionare la lingua italiana, portarla come prima voce in alto a la lista. Perfetto, a questo punto vedete che è diventato lingue perché è in italiano e adesso dovremo avere tutto il menu principale in italiano. Infatti vedete messaggi, telefono, tutto quello che prima era in inglese adesso è in italiano, galleria. A questo punto la cosa importante da fare è andare a associare il nostro telefono al dispositivo Karabakh, quindi vado a cliccare la C qua nell'angolo. Ok, vedete collegati BT iBox, vado a fare collega, selezioniamo nell'impostazione del telefono iBox che sarebbe il dispositivo Karabakh, ok, facciamo abbina, consenti. Una volta associato il Bluetooth, a questo punto già il nostro telefono comunicherà con quello che è il sistema Android. Quindi in questa schermata, se io dovessi andare sul telefono Bluetooth, avrò accesso a tutti i numeri di telefono che utilizzo normalmente e posso telefonare tranquillamente come se il telefono lo stessimo utilizzando normalmente quando siamo in auto, stessa identica cosa, solo che lo facciamo tramite il sistema operativo Android 12. Mentre se io adesso vado a cliccare sulla C qua a sinistra, posso andare tramite il mio telefono a dirgli usa CarPlay. A questo punto verrà associato Apple CarPlay direttamente, eccolo qua, al mio sistema multimediale. Quindi adesso non sono più in Android 12, o meglio tutto sta girando intorno a Android 12 come cervello del sistema, ma tutto sta arrivando da Apple CarPlay. Stessa cosa sarebbe stata se avessi usato Android Auto, stessa identica cosa. Quindi a questo punto, se io volessi tornare fuori adesso da questa schermata, basterà cliccare su auto e torno nella schermata di Android 12. Mentre se io adesso vado a cliccare sulla C qua a sinistra, ecco che sono in Apple CarPlay, perché ormai ho associato il mio dispositivo, quindi a questo punto sarà sempre connesso tramite il Bluetooth, quindi non è più da associare ogni volta. In un attimo posso uscire e rientrare, vedete? Android 12, Apple CarPlay. In caso di Android Auto sarebbe stata la stessa identica cosa, qua avrei avuto Android Auto, cliccavo qua e qua sarei entrato in Android 12. Allora, la cosa figa di Android Auto e Apple CarPlay è il fatto di non dover attaccare il telefono a nessun cavo per avere Apple CarPlay o Android Auto nel nostro sistema multimediale, ma la cosa ovviamente ancora più interessante è anche avere Android 12 con tutte le sue app, perché possiamo andare sia a installare APK che non sono disponibili nel Play Store, ma possiamo utilizzare il Play Store. Posso accedere e scaricare qualsiasi applicazione non sia già installata all'interno appunto di questo sistema Android 12. Vedete che ce n'è già un po' installate, soprattutto quelle per vedere la televisione, quindi vedete Disney Plus, Netflix, abbiamo VLC, cioè abbiamo veramente
tantissime applicazioni già disponibili, ma ne possiamo installare delle altre nel caso volessimo avere qualche altra applicazione da utilizzare. Potremmo utilizzare Chrome per navigare in internet, ovviamente abbiamo YouTube per guardare i miei video, cioè veramente abbiamo tutto disponibile. Disney Plus, ovviamente entrando con l'account, ci darà la possibilità di vedere in auto qualsiasi film. Ovviamente adesso non mi dà la connessione perché non ho la connessione internet, perché non ho nessuna SIM inserita, però c'è una soluzione. Possiamo utilizzare, cliccando su setting, e andare a utilizzare il telefono come hotspot. Quindi il mio telefono lo andrò ad associare come hotspot e quindi lo renderò disponibile come dati internet per questo sistema quando io salgo in auto. Quindi vado ad attivare il wifi, gli do il consenso, cliccando adesso su wifi. Perfetto, ed ecco qua, iPhone di Andrea Montanari. Perfetto, ci clicco sopra, vado ad inserire la password che è quella del mio hotspot. Perfetto, vedete che adesso ho la rete internet, adesso qua ho tutto bianco, non è più grigetto. A questo punto posso uscire, adesso vedete wifi, iPhone di Andrea Montanari, quindi il mio telefono sta facendo da hotspot e quindi sta dando i suoi dati, la sua rete internet al dispositivo multimediale, non direttamente a lui ma al Kabarak H5. Perfetto, vedete che adesso posso accedere al Play Store perché ho inserito il mio account un nerd e mezzo, quindi posso scaricare applicazioni e aggiornare applicazioni. Quindi adesso abbiamo anche questa cosa in più che all'inizio non avevamo perché non avevo inserito le mie credenziali. Una volta fatto questo posso andare ad aprire Disney Plus e adesso potrei andare ad aggiornare l'applicazione Disney Plus. Adesso non la vado ad aggiornare sennò poi ci metto una vita a finire sto video, quindi a questo punto potrei aggiornarla, come posso anche uscire da questa schermata e andare, che ne so, in Netflix, anche se in questo momento non ho dentro nessun account caricato, quindi giusto per farvi vedere che funziona l'applicazione, o addirittura YouTube, quindi guardare quello che sono i miei video di YouTube. Ecco qua il mio canale. Mi raccomando ragazzi però che quando si utilizzano queste applicazioni video che siano almeno solo quando si sta fermi in un parcheggio, quando si è fermi in quelle code estive lunghissime e non mentre si guida, perché altrimenti ci si va a distrarre e poi si causano degli incidenti davvero davvero pericolosi. Ed ecco qua il mio video di Robocop, cioè guardate che spettacolo. Stessa cosa, potremmo utilizzare Netflix per vedere una serie TV, un film. Cioè, guardate, alzo anche il volume. Funziona la bomba. Spettacolare, ragazzi. Spettacolare. Poi se è un mio video è ancora più spettacolare. Poi comunque da questa schermata torniamo fuori in maniera semplicissima, clicchiamo qua e torniamo nel menu principale. Come vi ho detto, tutte queste applicazioni di video intrattenimento, mi raccomando, quando siamo fermi. E poi ovviamente cliccando sull'ingranaggio abbiamo da regolare tutte le classiche impostazioni che sono di Android. Qua la lingua rimane in inglese, non so il perché, mentre da questa parte rimane in italiano, però vabbè, sono quelle cose strane un po' alla cinese. Il tempo è passato, è diventato pure buio, infatti mi vedete poco perché comunque era già pomeriggio tardi e è diventato buio in maniera molto molto veloce. Quindi ragazzi, questo è lui, Kabarak H5 iBox, dispositivo che viene venduto intorno ai 170 euro. Vi lascio qua sotto il link in descrizione con anche i coupon sconto per abbassare ulteriormente il prezzo. Le sue caratteristiche le avete viste, le sue prestazioni anche. È in grado di darci Android 12 direttamente nel nostro display del sistema multimediale della nostra auto, è in grado di trasmettere in modalità wireless senza collegare nessun cavo il nostro telefono, avendolo in tasca, in borsa, quindi sia per Apple CarPlay Play che per Android Auto, tutto in modalità wireless, e in più ha questa chicca dell'uscita HDMI dove possiamo andare a collegare un altro monitor esterno magari per un passeggero posteriore, quindi un qualcosa in più che non tutti i dispositivi di questo genere hanno. E se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione riguardante lui, il Kabarak H5 iBox, vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi
su Instagram, dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.